Ciao a tutti, mi chiamo Ala e benvenuti sul mio canale San Pietroburgo in italiano. Oggi mi trovo proprio nel cuore di San Pietroburgo, dove nacque la mia bellissima città più di 300 anni fa. Alle mie spalle c'è la fortezza dei Santi Pietro e Paolo, la prima costruzione di San Pietroburgo, e il giorno della fondazione della fortezza è considerato la data della fondazione di San Pietroburgo. La fortezza fu costruita sull'isola delle Lepri per proteggere la zona dagli svedesi durante la guerra del Nord. Ma il mio obiettivo di oggi non è quello di raccontarvi la storia della fortezza, assolutamente no. Oggi è una splendida giornata e vi porterò sulla spiaggia. Andiamo! Se la vostra immaginazione inizia a dipingere un quadro tipico con sdraio e ombrelloni, fermatela, perché la nostra spiaggia si distingue da questa immagine comune. Siete pronti? Eccola! La spiaggia della fortezza di Santi Pietro e Paolo è uno dei miei posti preferiti a San Pietroburgo. Da qui si apre un panorama che ti lascia a bocca aperta e si vedono i luoghi di interesse principale della nostra città. Iniziamo dal fiume Neva, che in russo si pronuncia Neva, che è il fiume principale di San Pietroburgo. La Neva è il fiume più giovane in Europa e apparve circa 4.000 anni fa. Lungo 74 km, il fiume collega il Golfo di Finlandia con il lago Ladoga. L'origine del suo nome è incerta. Ci sono molte versioni. Vi racconto le due più verosimili. La prima versione collega l'origine del nome alla parola finlandese nevo, che significa palude. Come sapete, San Pietroburgo fu costruito su una zona molto paludosa. Secondo l'altra versione, il nome deriva dall'unione delle due parole antiche russe, neo, che significa nuova, e va, che significa l'acqua. Così, Niva significherebbe nuova acqua. Proprio davanti a noi c'è la parte più ampia del fiume, dove la Neva si divide in due rami e tra loro vediamo il luogo di interesse numero uno, la Frecce dell'isola di Basilio. Dagli anni 30 del Settecento fino al 1885, in quella zona c'era il porto mercantile di San Pietroburgo e per questo vediamo lì davanti degli ex edifici portuali. Al centro c'è il Palazzo della Borsa Valori. Purtroppo attualmente l'edificio è coperto da un'impalcatura per i lavori di restauro e non possiamo apprezzare tutta la sua bellezza. Vi faccio vedere una foto scattata alcuni anni fa, così potrete almeno immaginare il suo aspetto. La Borsa Valore è fiancheggiata da due ex magazzini per custodire le merci. Quello a sinistra attualmente è sede del Museo Zoologico. Definiscono il complesso architettonico due colonne rostrate dedicate alle vetture della flotta russa, che ai tempi del porto servivano come fari. In lontananza, sullo sfondo del cielo azzurro, c'è la cupola dorata della cattedrale di Sant'Isacco. Esiste una leggenda legata alla doratura di questa cupola. Secondo la leggenda, tutti gli operai che presero parte alla doratura morirono. La loro morte fu terribile perché tutti furono accecati per non creare mai più una simile bellezza. In realtà, la causa della morte degli operai fu il processo stesso della doratura. La cupola venne coperta da lamine di rame. Le lamine furono coperte con un strato di amalgama, l'oro sciolto nel mercurio, e poi le lamine furono riscaldate. Il mercurio evaporò facendo attaccare l'oro. I vapori del mercurio, come ben sapete, sono molto tossici e morirono più di 60 operai. Una curiosità, per la duratura della cupola furono usati 100 kg d'oro zecchino. Un po' più vicino si può vedere anche la guglia dorata dell'ammiragliato. Inizialmente là si trovavano i cantieri navali fondati da Pietro I, mentre attualmente l'edificio è la sede dell'organo supremo della Marina. Il ponte del palazzo porta dall'isola di Basilio verso il palazzo d'inverno.
Questo palazzo voluto dall'imperatrice Elisabetta e costruito dall'architetto italiano Francesco Bartolomeo Rastrelli l'abbiamo già visto dalla piazza del palazzo. Il palazzo fu terminato nel 1762 e per più di un secolo e mezzo servì agli zar russi come residenza ufficiale. Al suo fianco si trova palazzo di piccole dimensioni chiamato Piccolo Ermitage. Il nome deriva dalla parola francese che significava il posto dell'eremità. Il palazzo fu costruito quasi subito dopo il Palazzo d'Inverno per volontà dell'imperatrice Caterina II, che voleva ricevere gli amici e gli ospiti in un luogo differente rispetto a quello utilizzato nelle cerimonie di corte. In questo palazzo fu esposta la prima collezione di quadri acquistata da Caterina la Grande. La collezione diede l'inizio al Museo Ermitage. Ai tempi degli zar, per custodire la collezione d'arte, che si arricchì e si ingrandì col tempo, furono costruiti altri palazzi. Il palazzo di color beige è il palazzo Grande Ermitage e dietro di esso c'è il palazzo Nuovo Ermitage. Tutti i palazzi sono collegati tra loro e dopo la rivoluzione d'ottobre del 1917 furono trasformati in un unico museo, l'Ermitage appunto, uno dei più grandi musei del mondo. Solo per passare attraverso tutte le sale è necessario percorrere circa 24 km. Una bella passeggiata, non vi pare? Sul lungo fiume opposto ci sono degli ex palazzi dei nobili su cui si possono raccontare molte curiosità, ma dall'informazione storica passiamo all'informazione pratica. La spiaggia è disponibile dalle 6 di mattina alle 10 di sera. Alcuni cittadini qui prendono il sole, pochi fanno il bagno. È un posto per le passeggiate, per incontrarsi con gli amici, per spuntine all'aperto, per riposare. È il luogo migliore per scattare belle foto, ricordo. È tutto per oggi, vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo prestissimo nel nuovo video e alla prossima. Ciao ciao!